Quali sono i 15 step per ottenere una LLC perfettamente funzionante, legittimamente operante all'interno degli Stati Uniti? Questo è il terzo, vi ricordo, di tre video durante i quali siamo andati a commentare questi 15 passi. Nei primi due abbiamo visto i primi, rispettivamente i primi 10 step. In questo terzo video andremo a vedere gli ultimi 5 step. Quindi, se avete avuto la pazienza di arrivare al terzo video, vi chiedo soltanto un altro secondo di pausa per mandare la sigla. E allora andiamo rapidamente a chiudere la nostra carrellata, il nostro elenco, con l'undicesimo step, che è uno dei più importanti, quello che viene molto spesso sottovalutato e quello, diciamo, che dopo averlo sottovalutato rischiate di rompervi le ossa, letteralmente, non figurativamente, perché con l'IRS non si scherza. E qual è questo undicesimo step? È capire qual è la tua responsabilità e quali sono i tuoi obblighi fiscali. Ora, avere una LLC organizzata in un qualsiasi stato degli Stati Uniti, ma tendenzialmente, diciamo, anche quelli che non hanno, che abbiamo visto negli step precedenti, cioè quelli che non hanno l'applicazione di una, non prevedono l'applicazione di tasse, quindi Wyoming, Delaware, Nevada, New Mexico, non vuol dire in automatico che tu non debba pagare tasse affatto. E soprattutto, tralasciando quello che succede poi al di fuori degli Stati Uniti, dobbiamo capire quali sono i nostri obblighi e le nostre responsabilità. Cioè, il semplice fatto di avere una LLC che magari non paga tasse perché è tassata per trasparenza negli Stati Uniti, in automatico non ci esclude dall'obbligo di formalità, come per esempio la compilazione di form equipollenti alla dichiarazione dei redditi, tipicamente il 5472, una volta l'anno. Quindi, anche se ho una LLC e sono uno non US tax resident, probabilmente 99.9% devo compilare il form 5472. Questo non ve lo dice nessuno, ragazzi, mi raccomando, facciamo attenzione. E poi soprattutto l'altro punto fondamentale è: dobbiamo essere sicuri che non sono dovute tasse all'interno degli Stati Uniti, altrimenti ci spaccano le ossa se ci beccano, e soprattutto abbiamo problemi con le banche, con l'IRS, e non ne usciamo più vivi. Probabilmente poi dopo non riusciamo ad incorporare più nessuna LLC se ne abbiamo bisogno, perché noi sappiamo che le tasse vanno pagate all'interno degli Stati Uniti se si configura un active trade of business. Che cosa sia, ce lo dice lo US Tax Code. Ma è chiaramente una definizione estremamente labile. Se non ho mezzi, se non ho persone fisiche, cosiddetti dependent agent all'interno degli Stati Uniti, probabilmente non sono dovute tasse, però è un attimo configurare un active trade of business. Quindi facciamo estremamente attenzione, rivolgiamoci sempre a un tax lawyer, un tax consultant, un US tax accountant, chiunque ci possa analizzare esattamente l'oggetto della nostra attività e dire se dobbiamo o non dobbiamo pagare tasse all'IRS. Anche perché non dimentichiamoci che molto spesso questi strumenti così flessibili poi nascono per un obiettivo e poi muoiono, continuano con altri obiettivi. Cioè la tipologia di business commerciale che andiamo a svolgere può essere tanta e varia, e quindi possono cambiare anche i miei obblighi di tassazione all'interno della US tax, del territorio, all'interno del territorio degli Stati Uniti. Poi chiaramente dipende anche da se il socio è una società, è una persona fisica, è un trust, è una fondazione, dietro il beneficial owner chi è. Quindi facciamo estremamente attenzione a se dobbiamo pagare tasse, e quindi se siamo un active trade of business, e quali sono i nostri obblighi formali, perché anche se non devo pagare tasse, sicuramente ci saranno degli obblighi formali, ok? Quindi keep in mind. Step numero 12, mantieni, questo è un consiglio più che altro, mantieni le spese di business e le spese personali separate. Molti di voi, insomma, mi arrivano anche i matti, per carità, ma mi arrivano anche le persone normali, però diciamo che è sicuramente ragionevole, ma è corretto mantenere le spese di business e quelle personali separate, che vuol dire che io non devo utilizzare la mia LLC per fare i miei acquisti personali. Quindi
i costi che sostengo con la mia LLC sono costi di business, sono costi inerenti alle attività commerciali, quindi non mi vado a fare gli acquisti su Amazon per farmi arrivare le scarpette da ginnastica a casa, non ci vado sui canali a pagamento online, non ci collego a Amazon Prime, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi quello che è business resta business, quello che è personale prima va distribuito alla persona fisica e poi viene utilizzato, se del caso, come spese personali. Faremo un altro video su questo, su come pagare te stesso dalla LLC, quindi ritorneremo su questo argomento più volte perché è uno degli errori fondamentali insieme allo step numero 11 che abbiamo visto 2 secondi prima. Step numero 13, mantieni la società in ordine e paga le tasse, cioè non solo le tasse federali, perché tendenzialmente non ci sono, ma il registro d'agent che va pagato una volta l'anno e la franchisee tax che c'è quasi sempre, vanno pagate una volta l'anno. Il vostro service provider o il vostro registered agent, se l'avete pagato, ve lo dovrebbe ricordare. Facciamo molta attenzione perché saltare uno di questi adempimenti potrebbe compromettere il funzionamento del mio business, implicare una serie di sanzioni piuttosto fastidiose. Ok? Quindi assicuriamoci che il nostro service provider abbia magari una membership, un login dove io vado a vedermi il profilo dei pagamenti presenti, passati e futuri. Perciò vi dicevo nei video precedenti, facciamo attenzione anche alla qualità del service provider. Molto spesso il risparmio non è guadagno, si diceva dalle mie parti, mia nonna diceva così, lo diceva in dialetto, ma era questo il senso. Step numero 14, controlla di essere in regola con i requisiti locali. Non esistono soltanto le tasse, esistono anche i permessi e le licenze. Questo chiaramente dipende dalla tipologia di business, dal settore di business nel quale siamo attivi, per esempio il real estate prevede determinati permessi e dallo stato nel quale abbiamo incorporato o organizzato la nostra LLC, quindi ci sono sempre licenze e permessi, questo dipende chiaramente dal posto, dalla tipologia di business, da eventuali legislazioni speciali, dal governatore, come si è svegliato la mattina, insomma facciamo attenzione, questo vale soprattutto se svolgiamo un business fisico all'interno dei confini degli Stati Uniti. Step numero 15. E vi giuro che chiudo questa interminabile serie di video sui 15 step, parla a un business lawyer. Rivolgetevi sempre a un commercialista, rivolgetevi sempre a uno specialista che ne capisca sia di US Tax Law che di tassazione individuale internazionale, perché molto probabilmente se avete deciso di incorporare, state pensando di organizzare, di aprire, di costituire una LLC negli Stati Uniti, è perché non siete americani, altrimenti non stareste guardando questo video. Io sono Luca Tagliatella, vi ricordo di iscrivervi al canale di Utah di Tax Planning Internazionale cliccando subscribe e premendo like se vi è piaciuto, come spero, questo contenuto. Noi, come sempre, ci rivediamo nel prossimo contenuto. Buona giornata.